Allerta meteo arancione! Onda gigante di Momo in arrivo da ovest. Per fortuna siamo pronti ad affrontarla con il frullatore potenziato 3.0. Adesso stiamo in alto con le nostre picche e godiamoci lo spettacolo di tutti i Momo. Pecureddina, bella, vieni da bella lei. Non ti... Cosa stai facendo? Ma che ha fatto? Ma mi sta da fuoco sta pecora. Non devi toccare la pecora. Io lo posso fare. Ma perché tu puoi? Perché? Perché? Perché io sono... No! Ancora! Cosa hai... Ma scusa, no! Volgare! Per quale motivo? Perché io... Perché io sono sardo, quindi... Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Perché quindi ho una storia di allevamento di pecore. Tu, invece, no! Quindi non ti puoi permettere di avvicinarti a lei. Va bene, scusa, però non mi picchiare più. Va bene. Allora, comunque la devo ammazzare, quindi non è che c'è tanto... Ma perché lei come? Difesa per... Mi serviva morta, va bene? Mi serviva morta, ok? Mi serviva così. Beh, brutto così. Non me ne frega niente. Oggi non abbiamo tempo di pensare a ciò che è bello e ciò che è brutto, perché quando quel sole tramonterà arriverà uno tsunami, un'onda gigante fatta di momos. Momos. Ma no, sì. Stai scherzando, non abbiamo più neanche una casa. Ma come, Momo? Noi saremo abbastanza bravi da pareggiare invece le difese dell'altra volta. Anzi, da migliorarle. Ma non è vero, lo sai. Adesso vi mostrerò io. Scusami. Adesso vi mostrerò io. Piccoli peoni che non credete. Miscredenti siete, ecco la verità. Miscredenti. Guarda e che fa? Oh, che ha fatto? Ha fatto l'oggetto. Allora, questa qui è ma una picca. Ma che serviva per questo la lana? Sì, serviva proprio a questo. Una picca gigante. E questa serve per colpire i mostri da distanza incredibile. Ma è anche diamante, cavolo. Sì, è anche molto buona. Vi faccio vedere, Mario, stai lì lontano lontano, grazie. Okay. Perché io? Osservate, Porca miseria! 4 blocchi, 5 blocchi, ma sì, non ti guardo! Basta, abbiamo capito! Normalmente, quando i mostri sono qui giù nel canale di trituramento, diciamo, noi non possiamo colpirli e quindi diventa difficile. Ma con quella ci si arriva, però! Con questa invece ci arriviamo. Purtroppo ne ho potute fare 4. Due. Solo due, mi dispiace. No, ma come due? Due, bastano però. Per me e per Anna. Tieni, Anna, oh, è tua. Oh sì, grazie! Ecco. Voi altri, niente per oggi. Magari un altro giorno. Sì, sì, se magari non fate questo mercato idiota, magari sono più contento e non vi uccido tra croci sofferenze. Magari. Scusami. Giusto un'idea, capito? Però ormai l'hai fatto, quindi cosa devo fare? No, io? No, cioè, non mi picchiare. Certo che devo. Io non so come hai fatto, ma è stata l'uccisione più epica che abbia mai visto finora. Cioè, vedi? Ma perché a qualcosa servi, a morire in modo figo. Vai, riprendi la tua monnezza e mettiti al lavoro, perché oggi dobbiamo impegnarci. Ti prego. Mi dispiace, Mario, se vuoi lo faccio a te. Adesso ho bisogno di un aiutante e sarai tu, Anna, sei molto brava. Ok. Ok, voi due invece, una cosa utile nella vita. Una. Cosa? Noi siamo utilissimi. Allora, dentro qui, in questa cassa qua sotto, vi ho preparato dei blocchi. Ce ne sono di diverso tipo, adesso ve ne passo qualcuno. Sembrano blocchi normali, in realtà non lo sono. Sono blocchi rinforzati con titanio. Rinforzati da cosa? Fortissimi. Fortissimi, quindi servono per proteggerci da Momo. E in teoria dovrebbero essere abbastanza per l'ondata. Così non ci buttano giù la casa stavolta. Allora, tieni. Tutti miei. Allora, che ci devo fare? Ma sembrano normali. Dovete costruire, non lo sono. Dovete costruire la casa. Se fate una porcheria, è chiaro? Già fa. Casa. Ma io non voglio costruire. Dammi qualcos'altro da fare, ti prego. Con Mario a costruire. Ma no, Mario, dammi dei blocchi. Oh. No, perché tu fai le cose che fanno schifo. Io che faccio invece? Tu vieni con me, Anna, perché dobbiamo creare l'architettura suprema di accumulamento esperienza. Stai attenta a queste cinghie di trasportazione. Ci stavo già andando sopra con un piedino, stavo per scivolare. Allora, non entrare qui perché c'è poco spazio. Ok, qui dentro noi metteremo questo piccolo aggeggino che io tengo in mano adesso. Sembra una fesseria, ma in realtà serve per ciucciare tutta l'esperienza. Quindi è simile a Stefano. Wow, guarda che tanicona! E serve per ciucciare. Hai capito ciucciare. Come funziona? Bravo, bravo. Ok, ecco qui. Così adesso possiamo risucchiare tutta l'esperienza e quando ne avremo raccolta tantissima, con questo rubinetto che io adesso vorrei mettere di lato, se ci riesco. Ma perché vuoi così tanta esperienza? Questo non te lo posso dire, mi dispiace, lo scoprirai solo vivendo. No, vabbè, ma guarda che figata che è però col rubinettino. Quando ci sarà l'esperienza dentro, raccolta da questo hopper magico. Ma già ne ha raccolto un po', guarda che bravo. Evidentemente ce n'era rimasta un pochino dall'altra volta. C'è anche qualche guarda oggetto. Che bello! Ok, bellissimo. Adesso, se io apro il rubinettino così,
Guarda, posso riprendermi? No, hai visto? Guarda che figata, cioè sgoccia tutta l'esperienza. La poca ma esperienza. Possiamo metterla in bottiglie? Potremmo, penso di sì, secondo me sì, eh. Potremmo metterla anche in bottiglie. Poi vediamo. Per adesso Anna mi devi fare 4 trapdoor che chiudiamo qua sopra, in modo che noi immediatamente. Non ci troviamo brutte sorprese quando lo riapriamo al mattino dopo aver combattuto con tutti guarda i mostri. Guarda che capolavoro di casa intanto. Bravi, continuate, mi raccomando i vetri belli così possiamo guardare bene da dentro, anche una scaletta per agire sul tetto, mi raccomando, è eccellente. E indispensabile. Nel frattempo, mentre voi fate quello, io lavoro a quest'altra parte del nastro trasportatore. Io metto le trapdoor e vengo da te. Mi raccomando, chiudi bene, eh. I mostri non devono poter passare. Ok, e poi vieni qui da me. Allora, che cosa vi aspettate, Mario, per esempio, dalla ondata di Momo? Conosci Momo? Che saranno tanti, sì, me la ricordo, è proprio brutta, sì, bruttissima. Molto brutta, pericolosa anche. Saranno tanti, sì, e faranno schifo. Molto schifo, ma noi saremo protetti dentro la casa che voi state costruendo, quindi non dovrebbe esserci nessun problema, se la state facendo bene, naturalmente. Guarda qua come sono protetto qua dentro. Okay. È perfetta, è super resistente. Sono contento. Ma allora, ci l'importante fidiamo, è questo. Siamo sicuri? No, io mi fido, sono bravi loro. Sono bravi anche perché se me la fanno male, poi dopo io li ammazzo. È naturale, no? Voi lo sapete. Ma non ammazza nessuno. Ammazzo non tutti. Preoccupare. Ecco qui. Così può bastare. Adesso un paio di blocchi ancora. E poi qui io metto tutti quanti questi che serviranno a portare i mostri tutti insieme dentro il frullatore gigante che abbiamo preparato per loro. Io ho fatto, sta arrivando ad aiutarti. Ok, ma li ho finiti. No, Anna, mi devi portare altri nastri trasportatori. Li vado a prendere subito. Ok, è me pieno, ne servono qui nella cassa, corri. Un'altra trentina almeno dovrebbero essercene da non parte. Non ti preoccupare, arrivo. Ok, poi, una volta che noi avremo finito da questa parte, io penso che mancherà da fare il dietro della casa. Però non è che ci abbiamo tutta sta fretta. Invece, a quello ci pensiamo con calma, non ti preoccupare. Aspettate un attimo, perché volevo fare qualcosa che li tenesse fermi sti mostri, perché altrimenti questi poi me ne escono e io non voglio che loro escano dalla mia trappola, altrimenti cosa la faccio a fare? E dovrebbe essere qualcosa cosa del vorresti genere. Fare, scusami. Vediamo un po'. Ok. Io ecco, ti vedo da qui. Lontano. Ole. Ah, così non possono più farsi giri come gli buono, pare a loro. Buono, però ci stavo proprio pensando che così almeno sono canalizzati verso un'unica strada. Allora, loro nascono più verso la spiaggia o più verso l'interno dell'isola di solito? La spiaggia. La spiaggia, di sei solito. Sicura? Perché io li ho visti. Allora, io ne vedo molti arrivare tipo da qui dal mare, però alcuni compaiono anche sotto gli alberi. Perché sotto gli alberi è più buio, quindi in teoria dovrebbero spawnare di più. Intanto ti do i nastri. Va bene, grazie. Ok, guarda, finisco di solito qui. Vengo da dove siete comunque? Dalla spiaggia, quindi, ok. Allora, sì, da quelle parti. Metterò il muretto dalla parte. Se avessimo più nastri, potrei fare invece che un muretto di fence, potrei fare direttamente un muretto proprio fatto con i nastri. Adesso con gli altri nastri. Qui devo stare molto attento a non cascare. Se io sto shiftato, non mi trasportano piano, via. Piano piano. Ok? Così. Ok. E qui ci siamo. Allora, mancano giusto un paio di nastri qua. E secondo me questa notte noi di esperienza ne guadagneremo un fottio, ragazzi. Ve lo dico perché abbiamo talmente tanti di questi che i mostri li incanaleremo, secondo me, tutti. Sta calando in fretta, quindi occhio, mi raccomando, bisogna fare in fretta. Okay. Capitano, una cosa per la casa. Dimmi tutto quello che vuoi, Metal Mario. Ma dal lato dei grinders vuoi una finestra di coccio o una finestra libera per saltare? Una finestra libera. Aperta. Deve essere aperta, così possiamo guardare bene ed entrare e anche. E anche sparare con la balestra. E con le mie picche supreme anche, non dimenticare le picche. È vero. Picche sono bellissime. Ok. Ma quanti animali ci sono su st'isola comunque? Dire, guarda, che cavolo di animale è questo? Con tutto sto oceano tossico che c'è intorno. Che cos'è questo? Che cos'è? Allora, Anna, questo qui è un'alpaca con una renna albina, questo qui. Una renna che albina, bella. Sì. Sì, sì, io sono esperto di animali. No. Ma perché no? E invece questi qui sono dei granchi pizzicapalle, bellissimi granchi pizzicapalle. Quelli che mangiano sapponi. Sì. E poi ho visto anche prima, sono abbastanza sicuro di aver visto un tasso, perché quello ho visto due tassi. Il tasso ci garba a tutti, ho sentito che il tasso vi piace un botto. Però non c'è più, mi sa che è morto, poverino. Vabbè, il mare tossico quando vanno a bere, poi lì gli piglia male e muoiono tutti, No, poverino. Vabbè, il ciclo della vita, dai. Ok, adesso qui abbiamo il posto che... guarda, lì, oh no, che errore, il rubinetto aperto, non si lascia mai. No, bisogna tapparlo subito. Chi l'ha lasciato aperto, scusate? È stato sicuramente quell'imbecille di Mario che ci è andato a ficcare il naso, sono sicuro. Ma non ci sono mai andato là. Sta
stai zitto perché mi vergogno di conoscerti, guarda. Sprecone. No! Stai zitto, spreca acqua. Ma non bene, le trapdoor le ho messe bene? Sì, è perfetto, non possono scendere. Ok, così ci siamo. Forse mancano giusto un paio di questi qui per evitare che i mostri possano farsi furbi. Giusto. No! Si è fatto furbo. Attenzione, scale! Portate le scale! Sono salvo, non chiedetemi come è possibile, ma sono salvo. Spero che i mostri non riescano a fare la stessa cosa, perché altrimenti abbiamo un problema. Mi servirebbero un paio di scale qui. Sta calando il sole, sta calando il sole! Ma non me le buttare, non me le posso mettere da solo! Te le metto io, guarda, sali, sali, vai, 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 veloce. Ok. E shifta subito, sì? Perché sta l'altro blocco. Ok, grazie mille. Vedi che sei gentile, togliele, che sennò si arrampicano. Ok, che cosa volevo fare? In fretta, sì, il sole, tramonto, corri! Aspetta, aspetta, sto accucciato. Stanno per arrivare, li sento, me okay. Lo sento. Ok, ok, perfetto, così pronti? Va bene. Non cadere di nuovo adesso perché mo è brutto, Sì, aspetta, è geniale così. Certo, dovresti provarlo. No, aspetta. non hanno, col cavolo, ma non certo. Hanno scampo loro. Aspetta, ecco qui. Perfetto, così è perfetto, ci sono bastate anche giuste giuste. Possiamo andare a casa? Secondo me possiamo andare, la luna dovrebbe dentro, star sorgere. Dentro. Ok, andiamo, infatti eccola. Ok ragazzi, ci siamo, la luna rossa è all'orizzonte. Questo vuol dire che l'ondata gigante di Momos sta per arrivare. Siamo dentro, pronti? Dentro, veloci. Vai, vai, tutti dentro. Dovremmo fare anche tanti di questi spuntoni e ce li mettiamo intorno a casa. Così se sono qualcuno d'accordo. Riesce ad arrivare, noi lo freghiamo ben bene. Perché se ti ricordi, l'altra volta stavano tutti davanti alla porta di casa. Ok, qua chiudo un pochino perché troppo aperto poi. Non mi... chiudere troppo, altrimenti non possiamo usare le picche. Ok, tu non hai la picca comunque, scusa se te lo dico. Vabbè, scusa, altrimenti non posso usare la mia balestra. Ok, giusto quella ti è rimasta, cioè una povertà. Guardate laggiù, iniziano ad arrivare un po'. Eccole, guardate ma come sono brutte. Bruttissime, cavolo. Con quel Donna, loro sono sorriso orrende. Per ora ce ne no, sono non poche. Non le voglio combattere. Però eccole, guarda, guarda, iniziano ad arrivare nella. Oh, funziona. Ma è così. Guarda, benissimo, funziona. Guarda quell'altro, quello non era un uomo. Quello che è. Sapete che io tra un po' mi sa che me ne vado nella zona di accumulamento esperienza e vado un po' a suggere. Mi sa che ti conviene anche perché comunque raccoglie molto in fretta, quindi se si riempie troppo poi non raccoglie più. E da lì puoi dare una mano ai grinder anche piccandoli. Giusto, a me piace piccare. Vai, sì. Però perché questa non sta cadendo, per esempio? Aspetta, eh. Perché si è messa sul bordo. Ma non se vale. Se ne sta andando. È più interessante. Mamma normale. Mia. Oh, il grosso dell'ondata sta arrivando. Guardate lì sulla spiaggia. Dovrebbero finirci. Ma questi vanno tutti dentro, fidatevi. Secondo me vanno tutti. Vediamo. Da qui non si riesce. C'è un... Ah, sì, si può salire. Perfetto, bravissimi. Bravissimi. Caro mio, salga. No, raga, guardatele come stanno andando. No, che stupidi che siamo stati. Abbiamo perché lasciato lo spazio dietro e loro da lì fanno il giro e non ci vanno. Un muretto, cavolo. Cioè, un po' stanno andando, però. Aspetta, però mo cadono da qua. Guarda, vediamo se cadono da qua sotto. Se ci spostiamo un po', forse sì, ecco, sai qua. Esatto, basta che ti sposti. Loro seguono i tuoi movimenti. Brave, Momos, brave. Andate tutte qua nel buchino di Lion, sì. Dai, guarda che bello, stanno arrivando tutte. Stefano, vammi a prendere un altro paio. Giusto 4-5 di quelli dei nastri trasportatori. Ci penso io. E magari, no, vabbè, solo quelli, dai. Solo quelli per oggi. Avremmo potuto usare le ventole, però purtroppo no, sono meglio questi secondo me. Le ventole sono pericolose perché spesso ci buttano ci giù per anche noi. È vero, però sono buone anche perché spingono da più lontano. A quelle non ti scampi. Invece sti nastri vedo che piano piano sì, ci stanno andando a finire. Ma ci devono andare sopra proprio, capito? Anche perché poi si spingono l'un l'altro piano piano, È vero. Non li trovavo, eccomi, arrivo. No, tranquillo, sei in tempo, sei super in tempo. Dammi pure. Grazie. Basta così. E io in cambio ti do 5 o 6. Tieni, prendi queste due bistecche e cuocimele. Fantastico, le vado a cuocere. Sono mie. Si stanno iniziando ad accumulare davanti alla porta di casa. Sì, okay. La porta è piena. Sono caduto. Lion! Tutto no! Bene, va tutto bene. Aspetta. Io posso aiuto. Shiftare, loro non conoscono questa tecnologia. Però libero la porta di casa così Mario ti può mettere le scale. Mario, mi puoi mettere le scale qui giù perché se io Mario, per me, Mario! Arrivo anch'io, ce l'ho io! Mario, sta zitto! Mario! Tua madre, Mario! No! Mario! È stata presa dalle Momos!
Mario! Mario! Mario, quella era una cosa indecente, Mario! Mario! Ti è morta una momo nella connessione, Mario! Mario! Che santa Maria, era inascoltabile! Ma Mario si è andato, la momo le ha preso tipo tutto! Ma gli ha rapito il computer? Perché abbiamo la porta di casa aperta ed è pieno di momo dentro casa? Sono uscito, dove metterti a scena, non l'ho chiusa, scusami! Che fai schifo, ma come puoi non chiudere la porta? Abbiamo la casa tutta infestata di momo! E Mario, ma volevo salvarti! Ma non c'è più Mario, Mario si è unito ai momo! È stato rapito dalle momo! Dai, che leccapalle che è Mario però, mamma mia! Ma poi com'è possibile? Vivete nello stesso posto! Popo uno ma nel che ne so? Nelle mutande ma dell'altro! Ma cazzo! Che cacchio ridi? Non c'è niente da ridere, fate schifo! Scusami! Adesso mi affaccio e lo picchio per te! Sarà meglio. No, non lo farei mai però, no, non lo farei mai. Vedete, abbiamo ancora delle ore di cui sopravvivere. Mezzanotte, quindi ci sono ancora un sacco di minuti di notte. Credo sia tornato Mario. Davvero? Lo vedo, ma guarda come... No, è caduto, poverino. Aiuto! Fai schifo, fai schifo. Adesso sei sicuramente andato a finire nel... Guardalo, guardalo, guarda dov'è. Guarda dov'è. Guarda, Mario sta essendo trivellato, frullato. Aiutatemi, sì, le aiutatemi, scale. Aiutatemi, le scale. Vai che ce la fai, vai che stai shiftato. Bravo. Puoi farla, grandissimo. Togli le scale, togli le scale. Ti fai tutto il percorso all'incontrario e risali dalle scale. No, non può farcela. Non ti fermare, vai però. Mario. Aspetta. Ok. Eccomi. Vai. Che fai? Mi spieghi che diavolo è successo alla tua voce due secondi fa? Ti eri posseduto? No, quello era un attacco di ultra tosse schifosa. No, io guarda di qua, guarda di qua. Corri, corri, guarda. Che hai visto? Che succede? Guarda quanti ne stanno cadendo. È vero però, guardate che bello. E queste però, queste, tutte queste qua non devono stare qua, queste qua, perché non vengono trasformate. Devi guidare piano piano, loro sono lente, però ti seguono piano piano. Prendili a piccate. Se io potessi mettere due o tre di questi qua sotto, sarebbe perfetto. E ancora? Certo che ce le ho. Aspetta, Però ho paura che loro, a loro volta, possano cascarmi in testa. E vorrei evitarla questa cosa. Non cadete di nuovo. Eh no. È solo che qui ce n'è tante, raga. C'è l'idea, guarda, era buona. Guarda, quando fai così, cammina verso di qua, cammina verso di qua. Vedi che piano piano ti seguono. Fatti indietro. Ok. Vado così. E voi li piano piano, guarda. Un pochetto io e me li porto dietro. No, è troppo rischioso. Poi vai a morirmi un'altra volta. Ti devo rifare l'armatura e mi girano le palle. No, per piacere, no. Poi finiamo il ferro. Va bene così. Ecco, che io non è che ho tutte le risorse per te, Aspetta, ce la faccio, Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Corri, sto arrivando. Che? L'ho messa? Adesso aspetta, volevo mettere anche un'altra però. Mi allontano io, intanto tu metti. Sì, attiramele un po', bravi, spingetela. Ok, così per forza. Perfetto. Ci vanno, Ce la fai a metterne una nell'angolo? Stavo per morire. Stavo proprio... Me la son vista brutta. Dai, eri troppo forte, ce l'hai fatta. Per un secondo proprio ho visto la morte in faccia. Però adesso vedo che ne stanno andando molte di più. Guardate là che frullamento che sta succedendo. Ma vuoi andare a vedere quanta esperienza c'è? Scusate, lo rifate di nuovo però. Lo so, scusa. Cos'era sto Mario? Mario, vieni qua. Vieni qua. Allora, perché non ascolti le altre persone e parli da solo come un idiota? Adesso tu mi spieghi che cos'era quel mi giustifichi quel mercato del pesce che hai fatto. Forza! Era il mercato della connessione morta. No. Sono scuse. Non diamo la colpa alla connessione. Unizione. Quando è nel cervello il problema. Tutto me lo devi dare. Tutto me lo devi dare. Tutto. Ma non c'ho più niente. Bene, è proprio quello che meriti. Grazie per queste gambe di tacchino. Sicuramente è più intelligente di te. Ecco, te l'ho detta. Basta. Voglio più. Ma non dovevi, dai. Dovevo. E adesso me ne vado dentro dall'esperienza e me la succio tutta io, me la succio. Arrivano altri, quindi sta arrivando altra esperienza. Mamma mia, ragazzi. Anche io, scusami. Non venire, Non ti permettere. Dai, per piacere, voglio solo guardare, non l'ho vista ancora. No. Siamo degli stupidi. Se tu andavi lì fin dall'inizio, si riunivano tutti lì. Un po' è vero, Magari infatti, guarda quanto ne stanno arrivando in più adesso. Tutti, sì. Sentite, venite tutti. C'è spazio, dai, faccio un po' un buchino. Sei sicuro? Sì, vi metto in un buco. Ecco, venite. Però non fate entrare i momo, Vai, vai. Apri. Chiude, l'ultimo chiuda velocissimo. Entro. Ok? Ok. Posso allargare un pochetto così ti guardo? No, tutti nel buco lì dentro, Anna nel buco.
buco. Ok, perfetto, restate lì, si vedo sta comodi. La faccia di Mario, mi fa paura. Lo so, fa anche schifo Mario, è simile ai Momo. Dai. Brutto come loro, sì, anche più antipatico. Però, guardate com'è bello pieno questo questa canestro, guardate come si chiama? Quanto è pieno, ormai è quasi pieno fino all'orlo. Satanica. Dovresti svuotarlo, altrimenti non sì. entra più. Eh sì, allora, adesso lo svuoto, vediamo subito. Ci sono anche degli oggetti, ovviamente, tantissima carne di zombie, ferro, qualche topo morto, una carota, dei blocchi. Aspetta, ma quindi raccogli tutto, anche gli item? Tutto, certo. Oltre che questo funziona. E se noi gli mettiamo una cassa a fianco, li mette anche nella cassa, quindi ci sarebbe poi sicuramente più spazio. Poi dopo la preparo, così assurdo. La mettiamo subito. Ok, allora intanto io mi ciuccio questa esperienza, Ah, sì. Oh, buona. Com'è? Buona. Gustosa? È gustosa, è gustosa. Oh, quanta di gusto. Cosa sa? Di cosa sa l'esperienza? Sa di esperienza, sa di. Ma non sei un po' sazio? No. Non si è mai sazi. Se l'è finita tutta. Tutta l'ho bevuta. Scusate, la prossima volta la lascio a voi. Ma era, guarda, una roba che non hai mai abbastanza, tipo il gelato. Ma quant'era in tutto? Adesso quanta ne hai? 37 livelli, ragazzi. Buoni. Ho ciucciato un sacco. Sì, ho ciucciato come te tutte le. No. Lasciamo. No. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Bene, in ogni caso qui si sta riempiendo di nuovo. Forse ne avremo ancora un po'. Purtroppo è arrivato il mattino, quindi dobbiamo uscire. Perché? No, che peccato. Perché abbiamo superato però con successo una notte con un'ondata di Momo che era bella abbondante. Ce ne sono ancora un paio qui in giro che rompono le palle, però sono poche e le sistemiamo facilmente. Il resto dell'isola è pulito, quindi direi che possiamo congratularci gli uni con gli altri. È andata alla grande. Perché è andata bene. L'abbiamo superata alla grande. Tranne Mario. Mario non si può congratulare perché fa schifo. Mi dispiace. Granchio. Sì, vai dal granchio, vai. Speriamo che si faccia la sua attività preferita e ti pizzichi le palle. Ecco. Lo sto facendo, guardalo. Bene, sono contento.